si aprono lungo i fianchi di montagne impervie e isolate, con i loro profili increspati e frastagliati. Cavità naturali scolpite da millenari processi di cristallizzazione del calcare sembrano forgiate da mani divine. Utilizzate fin dall'antichità come spazi sacri adibiti a culti ancestrali, il cristianesimo delegherà per sempre alla figura di un angelo molto popolare e amato che ne farà la sua dimora. Sono le grotte consacrate all'Arcangelo Michele, il santo armigero, colui che dagli antri più oscuri combatte le forze malvagie annidate nelle viscere della terra. Ancora oggi, interessati da un sentimento di devozione profonda, questi luoghi ci restituiscono un patrimonio prezioso e molto spesso sconosciuto. Dall'epoca arcaica, la grotta, l'antro naturale scavato nella roccia, è sempre stata considerata un simbolo di sacralità. Archetipo universale, la caverna rimanda all'utero materno, ai riti iniziatici e al perenne conflitto tra luce e tenebre, fra il bene e il male. Per molte civiltà, la grotta è luogo di nascita di divinità. Di fronte a una tale simbologia, l'atteggiamento iniziale del cristianesimo è invece di diffidenza. Questi luoghi orrorifici, questi luoghi che incutono in qualche modo timore, che ben si prestano a rappresentare il luogo della mediazione tra l'umano e il divino, in origine sono poco considerati dai cristiani. L'atteggiamento del cristianesimo dei primi secoli nei confronti della grotta è ambiguo. Cristo è nato in una grotta, anche se i Vangeli canonici non usano questo termine, usano il termine, diciamo, di mangiatoia. Quindi, se il Figlio di Dio è nato nella grotta, la grotta può essere anche ricettacolo, diciamo così, del sacro, contenitrice del sacro. D'altra parte, però, la grotta è un luogo ombroso, è un luogo anche legato alle viscere della terra, dove la presenza demoniaca, che a volte nel pensiero medievale viene identificata nel pipistrello, è per forza vista come minaccia. Per Tertulliano, uno dei più importanti padri della Chiesa del II-III secolo, le grotte sono dei luoghi riprovevoli dove si riunivano i seguaci del dio Mitra. All'epoca il mondo romano era popolato di tanti mitrei che Tertulliano definisce dei castra tenebrarum, degli accampamenti delle tenebre. Luoghi come il Mitreo di Sutri, successivamente trasformato in chiesa, che ha l'aspetto di una grotta in ossequio alla mitologia mitraica. La storia di Mitra racconta infatti che il dio sacrificò all'interno della grotta cosmica il toro primordiale al fine di promuovere la fecondità della terra. La chiesa di Santa Maria del Parto è una chiesa che occupa uno spazio scavato dalla mano dell'uomo, probabilmente in epoca pre-cristiana. Accanto abbiamo l'anfiteatro romano e una serie di tombe romane. È probabile che intorno al II-III secolo d.C. questo spazio sia stato adibito a santuario dedicato a Mitra. Tant'è vero che nella parete di fondo si suppone che vi fosse un rilievo raffigurante Mitra che sacrifica il toro. E secondo un'ipotesi credibile, questo rilievo, staccato nel Medioevo, esiste ancora e si trova sulla parete di un casolare. Nel IV secolo, in alcuni padri della Chiesa, si inizia a registrare un cambiamento di prospettiva. La tradizione secondo la quale il Salvatore era nato all'interno di una cavità naturale ormai si è consolidata. Cristo è nato in un antron, in una grotta, e non in una generica mangiatoia come era scritto nei Vangeli canonici. E dunque l'antro assume un chiaro significato positivo.
il cristianesimo può appropriarsi così di questi luoghi e connotarli di una valenza positiva. Se noi pensiamo che nella Terra Santa, per esempio, la crotta di Betlemme, la crotta del Santo Sepolcro, la crotta dei Pastori, poi furono i luoghi veri o identificati dai Costantinidi per fare i santuari, la grotta ha questa funzione del luogo oscuro da decriptare, da decodificare. Con Costantino abbiamo l'invenzio mitografica e archeologica della città di Gerusalemme. Gerusalemme diventa il modello, in particolare la costruzione dell'Anastasis, cioè dunque quella costruzione sulla tomba, sulla presunta tomba, sul luogo di sepoltura di Cristo, diventano il modello che si espande lungo tutto il mondo mediterraneo fino ad arrivare appunto anche in Italia. Questo processo di riscoperta, di invenzione della topografia leggendaria legata ai luoghi dove ha vissuto Cristo diventa un modello per la costruzione e la consacrazione di edifici sacri e religiosi in tutto il mondo cristiano. Nei primi secoli del Medioevo, il processo di cristianizzazione degli spazi rupestri che aveva interessato la Terra Santa si diffonde in modo rilevante anche nell'Italia centro-meridionale. Ma se in Palestina le rocce sacre recavano l'impronta di Cristo, nella nostra penisola molte grotte d'altura furono consacrate alla rappresentante forse più illustre della milizia angelica, l'Arcangelo Michele. Michele è il santo taumaturgo. È lo psicopompo, il traghettatore dei defunti e il pesatore d'anime, il santo con la bilancia che le introduce al giudizio. Ma è anche il santo con la spada, il capo delle milizie celesti a difesa della Chiesa e degli uomini. Così ce lo tramanda la tradizione. Michele è un arcangelo potente e maestoso, venerato da secoli, il cui nome ebraico, Michael, significa «chi è come Dio». Un'esortazione, quasi un grido vittorioso, lanciato da colui che nell'Apocalisse affronta e sconfigge Satana, il dragone, il serpente che aveva osato paragonarsi a Dio. Michele, diciamo, assume pian piano innanzitutto la fisionomia del milite, del militare, o meglio del cavaliere, dell'angelo guerriero che difende. Questo proviene forse dalla sua caratteristica degli arcangeli in genere, che erano vigili, guardie, in realtà della Madonna del Cristo. Michele poi dopo ha una vita autonoma rispetto agli altri arcangeli e diventa poi il segno e il simbolo della vittoria, della forza apotropaica nei confronti delle calamità, nei confronti delle invasioni, nei confronti degli attacchi. Noi lo troviamo sempre nelle sommità, nei luoghi alti, non solo nelle colline, nei monti, ma anche nelle costruzioni più alte della città, perché è proprio vigile, mantiene questa sua attività e questa sua attitudine della vigilanza, e poi sguainerà spade, si armerà e sarà un milite attento nel salvaguardare il popolo di Dio innanzitutto. Già a partire dal secondo secolo, la devozione per Michele si diffonde in molte aree dell'Oriente, legata soprattutto ai poteri taumaturgici dell'Arcangelo. Michele viene venerato come patrono delle acque curative. Le sue apparizioni in grotte sono spesso associate alla presenza di sorgenti miracolose, capaci di guarire febbre e malattie. Sin dalla prima ora, già in Oriente, lo storico Sozomeno ricorda come nel V secolo, presso il Michaelion, questo santuario dedicato a Michele, voluto dall'imperatore Costantino secondo la tradizione, si recavano numerosi devoti per ottenere la guarigione dalle più diverse malattie e a volte anche per effettuare il rito dell'incubatio. Dall'Oriente, nel V secolo, il culto emigra e approda qui sul Gargano, su questa montagna che è sempre stato un osservatorio speciale per tutti i fenomeni e i processi che interessavano il mondo orientale e bizantino.
Nel IV-V secolo erano molto intensi i rapporti tra la Puglia e l'Oriente, e questa osmosi ha interessato anche i culti e le religioni. La leggenda di fondazione del santuario di San Michele Arcangelo è contenuta nell'Apparizio, una singolare operetta agiografica anonima composta forse intorno all'VIII secolo. Vi si narra che in seguito a 3 apparizioni del santo, il culto micaelico si insediò nella grotta posta in cima alla montagna Garganica, scacciando idoli e riti pagani ancora presenti nella zona. Diciamo che il culto di San Michele si immette, si sovrappone, esautora ed esaugura questi culti, diventando il patrono del luogo. Sul Gargano erano presenti i culti di Giove, probabilmente di Mitra, di Calcante, di Podalirio. Calcante era l'indovino di omerica memoria. Podalirio era uno degli Asclepiadi, cioè era un dio guaritore. Avevano attributi che poi saranno anche di Michele, perché Michele è l'angelo, l'annunziatore per eccellenza, il messaggero di Dio, ma è anche il santo che guarisce. Il primo episodio narrato nell'Apparizio è quello del toro, divenuto simbolo del culto garganico e celebrato in numerose raffigurazioni pittoriche dedicate a San Michele. Il ricco pastore Gargano, rientrando all'ovile con il suo gregge, si accorge della mancanza di un toro. Lo ritrova in una grotta e, preso dall'ira, gli scaglia una freccia avvelenata che, miracolosamente però, torna indietro e ferisce lo stesso Gargano. Gli abitanti della zona raccontano l'accaduto al vescovo di Siponto, alla cui diocesi apparteneva la montagna. Il vescovo ordina un digiuno di 3 giorni, al termine del quale gli appare l'arcangelo Michele, che gli rivela di essere stato lui a determinare l'evento, per dimostrare di essere il custode, il patrono della montagna Garganica. Il prodigio del toro simboleggia la sconfitta del paganesimo e la consacrazione della grotta da parte dell'arcangelo stesso, ma si rifà anche al culto di Mitra, che uccideva il toro nella grotta cosmica. Probabilmente questo passaggio della leggenda è da ricondurre al culto precristiano legato al dio Mitra. C'è un'immagine ben nota nell'iconografia romana di Mitra che uccide e sacrifica il toro. Una tauroctonia, si dice, cioè il sacrificio del toro per gli antichi. Il secondo episodio dell'Apparizio racconta l'inizio del profondo legame tra San Michele e il popolo longobardo. Protetti dall'arcangelo, i Longobardi, guidati dal duca di Benevento Grimoaldo I, sconfiggono i bizantini, impadronendosi del santuario e di tutta la diocesi di Siponto. Grimoaldo I, da duca di Benevento, divenne nel 662 re di Pavia, quindi la massima autorità longobarda in Italia. In questo suo passaggio lui ha molto utilizzato il culto di San Michele e anche il santuario, considerando San Michele come una sorta di instrumentum regni, cioè per l'unione di tutti i longobardi. Il successore di Grimoaldo alla guida del Ducato di Benevento fu il figlio Romualdo I. Romualdo I è il duca che ha fatto ristrutturare il santuario e la cripta inferiore, la cosiddetta cripta longobarda, facendo costruire 2 scale per un più ordinato flusso e deflusso dei pellegrini. Questa attività di Romualdo I
è ricordata in un'epigrafe. È l'epigrafe che è su un capitello della cosiddetta Scala Tortuosa, in cui si dice che Romualdo I, per ringraziamento al Padre Eterno e al Sant'Arcangelo, ha voluto che si costruisse qualcosa e l'ha finanziata. E l'ha finanziata perché egli era devoto dell'Arcangelo. Gli ambienti delle cripte e della galleria Longobarde testimoniano il grande intervento architettonico intrapreso dai Longobardi per abbellire e rendere più funzionale la struttura del santuario, agevolando il superamento del costone roccioso sul quale si arrampicavano i fedeli in visita al santuario. Con l'arrivo dei Longobardi si può senz'altro affermare che il pellegrinaggio al Monte Gargano assume lentamente una vera e propria dimensione di più grossa portata, fino a configurarsi come un movimento che non è limitato più soltanto alla penisola italica, ma arriverà fino poi in Europa. San Michele entra nei contratti, entra nei giuramenti, nei modi di dire quotidiani dei Longobardi. Ci si affidava a San Michele, si giurava su San Michele, che nel frattempo era diventato il santo nazionale dei Longobardi, e questo santuario, il santuario nazionale. Nell'ambito del potere longobardo, il culto micaelico era diventato un potente strumento di coesione politica e ideologica del popolo che aveva occupato l'Italia. I Longobardi trovavano in San Michele un santo congeniale alla loro sensibilità e cultura. Quando arriva sul Gargano, era un santo guaritore. Ovviamente, al contatto con i Longobardi erano un popolo guerriero. Erano un popolo che affidavano alla spada piuttosto che alla diplomazia la risoluzione dei problemi. A contatto con i Longobardi, questo culto, diciamo che accentua qui sul Gargano e poi anche in Occidente la sua dimensione guerresca. Il culto per San Michele è un culto fondamentale per i Longobardi, perché presenta degli elementi cosmogonici ed escatologici che ben si attagliano anche con quegli elementi capacità di sconfiggere le potenze demoniache e le potenze della natura che certamente sono consentanei alle tradizioni germaniche. I Longobardi avevano come loro dio il dio Wodan, Odino per intenderci, era il dio della guerra. Era anche lui una divinità che introduceva le anime nell'aldilà, e in qualche modo ritrovavano in questo arcangelo alcune attribuzioni che erano del loro dio. Tra il VII e il IX secolo il santuario garganico conosce il periodo di maggior splendore. È a quest'epoca che risalgono le quasi 200 iscrizioni incise o graffite sulle pareti della parte più antica del complesso monumentale. I muri del santuario sono dei veri e propri palinsesti di pietra sui quali si è fissata la memoria dei tanti pellegrini che hanno raggiunto il Gargano. I pellegrini in quest'epoca si caratterizzano per un'estrazione sociale la più diversa. Si va dalle epigrafi di apparato volute dai duchi longobardi a semplici segni o simboli lasciati dai pellegrini. Sono attestati anche visite di pellegrini di stirpe germanica, naturalmente, ma anche anglosassoni. Queste iscrizioni attestano una continuità del santuario fino a poco oltre la metà del IX secolo, ma le testimonianze continueranno anche in seguito. Qui ci verrà
il monaco Bernardo, per esempio, verso l'870, ci verrà Fantino, un santo, ci verrà Enrico II, l'imperatore, nel 1002, l'imperatore santo. Insomma, il pellegrinaggio al santuario micaelico non si è mai interrotto ed è un fenomeno di religiosità popolare singolarissimo perché dura da 1500 anni. L'insediamento micaelico della Grotta Garganica, forse il più antico d'Italia, ha creato un modello di santuario che nel Medioevo si è diffuso soprattutto nell'Italia centro-meridionale. Una grotta molto simile a quella del Gargano viene descritta dal monaco francese Bernardo, che nell'876 d.C. redige una cronaca del suo pellegrinaggio, l'Itinerarium Bernardi Monachi. Bernardo racconta che, ricevuta la benedizione e l'autorizzazione da Papa Niccolò I per recarsi in Terra Santa, partì per la Palestina, passando dal Gargano, e di ritorno si fermò sul Monte Aureo, in un luogo che possiamo identificare nella straordinaria grotta di Olevano sul Tusciano, nel Salernitano. Bernardo descrive questo luogo come effettivamente è una grande caverna che manca di luce e quindi aggiunge questo particolare interessante, cioè talmente buia che è visitabile solo con l'ausilio di lampade. La fonte è interessante anche perché fa un riferimento preciso al numero delle cappelle o degli oratori, diciamo, dicendo in latino sette altaria, quindi sette altari. In un secondo momento, probabilmente da situarsi nel X secolo, la prima cappella, che oggi ha il nome di Cappella dell'Angelo, viene ingrandita e assume le forme di una vera e propria basilichetta a tre absidi e una ampia navata. Allora, qual è il senso di questo ampliamento? Dotare questa grotta di un luogo liturgico, un ambiente che potesse servire per lo svolgimento del rito, della messa e forse di altre cerimonie religiose. La grotta di Olevano sul Tusciano è una grande cavità che si inoltra per molti metri all'interno della rupe. Le sue dimensioni e il buono stato di conservazione ne fanno uno dei siti più interessanti per la comprensione della cultura e della religiosità altomedievali. Un luogo ancora più suggestivo dalla singolare presenza di ben sette sacelli, di cui i primi due affrescati. Le cappelle guidano il pellegrino in un percorso sacro che si snoda all'interno della grotta fino ad addentrarsi nella parte più profonda e recondita, completamente avvolta dalle tenebre. La prima cappella, la più grande, è impreziosita da diverse scene pittoriche risalenti in gran parte alla seconda metà del X secolo. Nell'abside centrale c'è una Vergine in trono, affiancata da santi. Nell'abside di sinistra abbiamo una scena che ha radici antiche, paleocristiane, la Traditio Legis, cioè il Cristo che trasmette la legge, in questo caso a Paolo, e la Traditio Clavium, cioè la trasmissione delle chiavi della Chiesa a Pietro. La particolarità dell'iconografia della Chiesa dell'Angelo, dell'abside di sinistra, è quella di contenere anche un altro tema derivante da un salmo della Bibbia, il Salmo 90. È possibile affermarlo perché il Cristo calpesta degli animali, il basilisco, il leone e il serpente, e quindi è un chiaro riferimento al Salmo 90 che parla appunto di questo episodio. Allora, che senso può avere questa immagine all'interno di una grotta? È ovvio che la grotta è da sempre nella storia associata alle forze del male, ai demoni, quindi è il Cristo che sopraffà, interviene. Nell'abside di destra abbiamo una semplice teoria di santi, ma oltre a queste figure iconiche
che trovano posto nel presbiterio, diciamo nell'area presbiteriale, lungo le pareti della navata si snodano due cicli. Un ciclo assai frequente ovviamente nelle chiese perché si tratta degli episodi più salienti della vita di Cristo, dall'Annunciazione fino alla Crocifissione, passando per la presentazione al Tempio o altri episodi noti come il battesimo. Ma c'è anche un altro racconto, meno diciamo diffuso, anche se era rappresentato nella Basilica di San Pietro in epoca paleocristiana, che è la vita di San Pietro, quindi dell'Apostolo Pietro. È interessante questo fenomeno di coabitazione di diversi santi all'interno di uno spazio che nella sua totalità è dedicato all'Arcangelo Michele. Questa grotta così misteriosa e affascinante ha continuato a riservare sorprese anche in tempi recenti. Nel 2003, rimuovendo un muro moderno, è emerso del tutto fortuitamente un pannello votivo con l'immagine di tre monaci che avanzano in preghiera verso la figura maestosa di San Michele, vestito con il loros, come l'imperatore di Bisanzio. L'arcangelo Michele è raffigurato mentre posa la mano sulla testa di uno dei tre monaci e quindi è un chiaro segno di protezione nei confronti di questi devoti. D'altra parte all'arcangelo Michele competeva la funzione di condurre le anime dei defunti nell'aldilà, infatti viene chiamato l'arcangelo psicopompo. Lo psicopompo è una figura al di là della realtà angelica che sfocerà nell'estuario di Michele in quanto portatore di anime, ecco, questa è la vera definizione, una specie di caronte, di portatore, di traghettatore delle anime nell'aldilà, quindi eroe benefico, no? Che finisce il male, uccide il diavolo, salva dagli invasori e poi porta le anime nell'aldilà. Nell'antichità cristiana questo ruolo lo svolgeva il buon pastore in un certo senso, che portava la pecorella smarrita nel gregge. Ecco che poi Michele si sostituisce a questa figura del buon pastore che ebbe poi fortuna anche nel Medioevo, ma che nel maturo Medioevo invece acquisisce proprio Michele di essere il portatore delle anime. Sul fronte della seconda cappella troviamo invece un'immagine mariana, la Vergine Odigitria, un'icona molto venerata a Bisanzio. Odigitria vuol dire colei che guida, quindi era un'immagine che quasi accompagnava per mano, diciamo, il fedele, un'immagine rassicurante che il pellegrino del Medioevo riconosceva e quindi verso il quale spontaneamente si dirigeva. È un fatto molto interessante questa funzione dell'immagine all'interno di una grotta oscura. L'immagine dipinta può anche non esistere, non essere mai esistita all'interno di un santuario micaelico, che non necessita per forza di un dipinto. Tuttavia, ecco, se l'immagine esiste, serve a richiamare l'attenzione del fedele. Queste immagini erano spesso rischiarate dalla luce delle candele o delle lampade e l'immagine sacra costituisce un tramite, veicola diciamo la preghiera del fedele verso il divino. Nell'ambito della spiritualità medievale, il pellegrinaggio in grotta ricompensava il devoto dell'Arcangelo Michele con un'esperienza unica. La grotta, fortemente collegata alla terra, è essa stessa emanatrice del sacro e si presta ad essere uno spazio per l'esercizio di una religiosità che è tattile, fatta di mani, pietre, segni e acqua rigeneratrice. Oltre alle immagini sacre, gli oratori, gli altari, il pellegrino si avvicinava anche a delle sorgenti d'acqua, acqua purissima, acqua associata al culto micaelico.
queste gocce d'acqua sono state raccolte all'interno della grotta attraverso un sistema idraulico molto sofisticato e che si è conservato intatto ancora oggi, delle canalette che poi non sono altro che dei tubi fittili, quindi un sistema che troviamo anche nella, diciamo così, nell'ingegneria dell'epoca romana, che servono a raccogliere lo stillicidio dell'acqua e a farlo confluire in delle vasche. Molto probabilmente quindi i pellegrini bevevano quest'acqua che consideravano miracolosa, prodigiosa. Spesso nelle grotte dedicate a Michele, l'arcangelo non ha un ruolo di primo piano fra le pitture che si conservano all'interno. Accade persino che San Michele sia del tutto assente dai temi iconografici prescelti, come nel caso della grotta di Monte Monaco di Gioia, nel comune di Faicchio, nel Beneventano, dove non troviamo alcuna raffigurazione di Michele. In fondo l'intervento pittorico non è necessario in un santuario micaelico rupestre, di origine rupestre, perché l'arcangelo Michele si manifesta nell'elemento naturale della roccia, che va preservata così com'è. Quindi gli interventi della mano dell'uomo sono limitati. Nel caso della grotta di San Michele a Monte Monaco di Gioia c'è un imbotte dipinto. L'imbotte include un pozzo che raccoglie l'acqua che stilla dalla roccia, un'acqua purissima, considerata miracolosa, sicuramente già in epoca medievale e ancora oggi oggetto di devozione. È un edificio, quello che si trova all'interno della grotta di Monte Monaco, che non chiude la cavità rocciosa, è una specie di piccola galleria, che anzi invita a raggiungere il punto più recondito, la grotta, ombroso e suggestivo. La chiave interpretativa è fornita da una piccola immagine che si trova ai piedi dell'effigie della Vergine in trono con il bambino. È l'immagine di un santo monaco benedettino, come lo si può affermare, perché il santo presenta una cocolla, una specie di cappuccio, ed è inginocchiato ai piedi della Vergine. È chiara quindi la cifra benedettina, diciamo, di queste pitture. Questo monaco era probabilmente l'individuo che è stato sepolto all'interno di queste imbotte, perché la parte opposta dell'immagine del monaco ai piedi della Vergine c'è un arcosolio, cioè una tomba. Quindi l'ipotesi più probabile è che in questa grotta abbia vissuto un eremita, un santo eremita, e che poi la comunità monastica benedettina abbia voluto rendere omaggio a questo eremita e probabilmente seppellirlo oppure inserire all'interno della muratura di questo imbotte delle reliquie. Una volta costruito, l'imbotte è stato affrescato con un repertorio iconografico tipico dell'epoca. Vi compaiono immagini come i 12 apostoli che si dispongono lungo i lati o la Vergine in trono con il bambino. C'è una piccola nicchia che è stata scavata nella roccia e poi foderata con della malta. Questa nicchia ha la particolarità di ospitare l'immagine di un serafino con una spada. Il serafino è un essere angelico, rappresenta l'autorità divina con la spada, pronta ad intervenire se un malintenzionato manomette oggetti sacri, una nicchia quindi liturgica che doveva servire ad ospitare quantomeno il calice per la messa e la patena. All'interno è raffigurata l'Annunciazione con l'Arcangelo Gabriele che sopraggiunge da sinistra, la Vergine in trono al centro e l'ancella che assiste alla scena sulla destra. Si tratta di un'opera molto originale. Per decorare lo sfondo, il pittore ha utilizzato la roccia naturale della grotta, al posto degli elementi pittorici che di solito si impiegano per creare un paesaggio di ambientazione.
La particolarità di questa rappresentazione è che in questo caso la roccia naturale entra nel paesaggio dipinto, creando un singolare gioco di effetti, perché l'Arcangelo Gabriele è come se diciamo, spiccasse il volo dalla collina, che però non è dipinta ma è vera roccia. La preservazione delle forme spontanee e irregolari della cavità rocciosa è con ogni probabilità un atto volontario, giustificato dal desiderio di esaltare l'autenticità naturale della grotta. Il percolamento continuo dell'acqua, che rende traslucida e iridescente la roccia, non fa che aumentare la suggestione. Proprio perché non è fatta da mano umana, la grotta stessa è riconosciuta come opera divina. Diventa perciò reliquia essa stessa e sacralizza lo spazio, come nel caso del celebre santuario francese di Mont-Saint-Michel, dove il vescovo Oberto, nel chiaro intento di mutuare le virtù dell'arcangelo Michele, fece portare in Normandia un frammento di roccia del Gargano, a dimostrazione del fatto che il calcare del santuario pugliese aveva già nel X secolo assunto il valore di sacra reliquia. Del resto, quali altre reliquie potevano essere esibite di un angelo, di un essere incorporeo come Michele? Io penso che il fatto che non esistono reliquie sicure ed autentiche di San Michele, per la natura stessa della figura, che è un angelo, che è sfuggente, che non è tattile, non è toccabile, non è corporeo, non ha corpo, è una creazione di reliquie, di memorie, di eulogie, di ricordi, che disegnano poi una mappa interessantissima di culto diffuso, diciamo, ma non hanno una base scientificamente solida, no? Specialmente per un angelo, che gli vogliamo tanto bene, ma che forse poche reliquie ha lasciato. Le reliquie assumono il ruolo fondamentale di volano del pellegrinaggio medievale. Per raggiungere i santuari che le custodiscono, i pellegrini sono disposti a percorrere centinaia di chilometri. Si tratta di viaggi che attraversano l'Europa, da Mont-Saint-Michel fino al Gargano, itinerari lungo i quali, nei secoli, nasceranno numerose stazioni di sosta, santuari come quello della Val di Susa, sorto nel X secolo e oggi noto come la Sacra di San Michele. Posta sullo sperone roccioso del monte Pirchiriano, questa spettacolare abbazia diventa una sosta molto ambita, soprattutto dai pellegrini più aristocratici. Alla Sacra si poteva comodamente soggiornare, mangiare, cambiare i cavalli e c'erano perfino i bagni e l'infermeria. Nei grandi santuari, quelli micaelici per esempio, era il viaggio importante, lo strazio anche del viaggio, la fatica del viaggio, le soste forzate, le morti in viaggio, cioè si moriva per arrivare al luogo santo, quindi loca santa sono mete ambitissime e tutto si consuma nel viaggio, il pellegrinaggio è un vettore del culto e della devozione in movimento. Nel passaggio tra il primo e il secondo millennio, il pellegrinaggio diventa un vero fenomeno di massa. Amministrare un santuario raggiunto da torme di pellegrini costituisce perciò una fonte di prestigio religioso ed economico evidente per le istituzioni ecclesiastiche. In quell'epoca, uno dei più importanti luoghi di culto micaelici dell'Italia centrale era rappresentato dalla grotta del Monte Tancia, in Sabina. La storia del santuario di San Michele al Monte Tancia, dalla metà dell'XI secolo fino agli inizi del XII secolo, attesta come ci fossero moltissime donazioni per il santuario. Moltissime donazioni, soprattutto legate anche alla celebrazione del Dies Festus, che era l'8 maggio, e come ci fosse anche proprio una corsa anche a accaparrarsi le sepolture presso il santuario, pagandole con delle donazioni e delle offerte generose a chi deteneva appunto l'amministrazione del santuario. Questo comportava anche molte rendite per chi amministrava il santuario.
Erano i monaci della vicina abbazia di Farfa ad amministrare il santuario, sul quale vantavano dei diritti consolidati. Un documento del 774 attestava infatti che era stato il duca longobardo di Spoleto Ildebrando a concedere all'abate farfense il Gualdo del Tancia con la chiesa di Sant'Angelo e la grotta. Probabilmente, proprio nell'undicesimo secolo, i monaci avevano deciso di abbellire la grotta dotandola di un altare sormontato da un ciborio e decorandola con un ciclo di affreschi. Sull'arco e sulle superfici, diciamo, del ciborio rimangono resti di due strati pittorici. Il più antico è databile alla metà dell'undicesimo secolo. Lo strato più superficiale è molto più tardo e di qualità assai scadente. Sono solamente frammenti, ma frammenti molto significativi. È possibile ricostruire l'intero programma figurativo della superficie pittorica del primo strato. Nella lunetta sopra l'altare, incorniciato dal ciborio, vi era una vergine, probabilmente affiancata da due sante, una vergine in trono. Sulla piccola volta del ciborio invece compariva l'immagine di un Cristo circondato dai quattro simboli degli evangelisti. Su uno dei lati poi del ciborio rimangono tracce di tre santi. Anche il vescovo della Sabina campava diritti sulla grotta e per lungo tempo l'abbazia e la diocesi si erano spartite i diritti e le rendite sul santuario senza sollevare questioni di legittimità. A metà dell'undicesimo secolo questo equilibrio si rompe e fra le due autorità ecclesiastiche scoppia un'aspra contesa. Gregorio da Catino ci racconta che il vescovo di Sabina, proprio alla metà dell'undicesimo secolo, viene nel santuario, distrugge l'altare e porta via le reliquie che erano contenute nell'altare e le porta nel suo episcopio. Però questa azione molto forte viene contrastata divinamente. Una intensissima grandinata si abbatte sugli aggressori dell'altare del santuario e miracolosamente rimangono illese solo le reliquie e il vescovo che era vicino alle reliquie. L'abate di Farfa però richiama un vescovo, non quello di Sabina, fa riconsacrare l'altare, lo ricostruisce e ci mette delle nuove reliquie. Il vescovo torna, riprende le reliquie e avviene una vera e propria guerra tra le milizie dell'abbazia di Farfa, potente ed esente, e le milizie del vescovo Sabino. Il privilegio dell'esenzione consentiva all'abate di Farfa, tra le altre cose, di eleggere un vescovo di propria scelta per consacrare gli altari di tutte le chiese di sua pertinenza. Il vescovo Sabino risponde però che quell'altare non poteva essere profanato dall'abate perché era stato consacrato in origine addirittura da Papa Silvestro I. E per l'occasione rispolvera una fondazione leggendaria della Grotta del Tancia, molto simile a quella della Grotta Garganica. Secondo la leggenda, San Michele sarebbe apparso sulla montagna Sabina per sconfiggere un drago serpente annidato nella grotta che mieteva vittime fra gli abitanti con il suo alito pestilenziale. Papa Silvestro avrebbe assistito alla vittoria dell'arcangelo sul drago dal vicino Monte Soratte e si sarebbe recato sul Tancia per dedicare il luogo a Michele. Non è certo un caso che proprio in questo periodo la leggenda relativa alla storia e alle origini di questo santuario torni in auge e diventi addirittura un'arma affilata nella controversia che vede opposti per l'amministrazione dei diritti il vescovo di Sabina e l'abate di Farfa. Se i monaci potevano reclamare l'antichità del loro possesso dall'VIII secolo grazie al duca longobardo di Spoleto, con la revelatio, quindi con la leggenda di fondazione del santuario, il vero auctor et dedicator, dice la fonte, quindi quello che realmente istituisce il santuario, è niente poco di meno che Silvestro I, il Papa che, secondo la tradizione romana, ha convertito Costantino al cristianesimo e
e dunque ha un ruolo importantissimo per quanto riguarda il fatto di essere proprio un archetipo di quella che è, che è l'autonomia e l'indipendenza pontificia. Non sempre nei luoghi consacrati a San Michele si è formata una leggenda autonoma di fondazione. Molti santuari hanno semplicemente ripreso le leggende più consolidate, in particolare quella del Gargano. È il caso della piccola grotta scavata nel tufo di San Vivenzio a Norchia, nella Tuscia. Il santuario di San Vivenzio è un santuario micaelico, nonostante l'intitolazione si riferisca a un santo che non ha nulla a che fare con Michele. Perché possiamo affermarlo? Perché al suo interno c'è un ciclo di XII secolo, probabilmente più precisamente dei primi decenni del XII secolo, che si riferisce chiaramente al Gargano, alla leggenda del Gargano. Si tratta di pitture scoperte non molto tempo fa, alla fine degli anni 80, forse inizio degli anni 90. Sono interessanti perché possiamo vedere l'immagine dei tori e quindi della mandria di Gargano con l'immagine del toro Michele caratterizzato dall'aureola divina. Poi in una scena immediatamente successiva c'è l'episodio del sogno di San Michele che appare al vescovo di Siponto. E poi ultima scena è quella della dedicazione dell'altare in onore di San Michele all'interno della grotta garganica. Tra i campi, isolato, silenzioso e mistico, il piccolo santuario di San Vivenzio è scavato in una collina su cui si erge la moderna chiesetta. A pochi chilometri, le tombe etrusche scolpite nel tufo dell'antica necropoli di Norchia si stagliano ancora maestose, seminascoste dalla fitta vegetazione. In questi luoghi, sacri fin dai tempi più antichi, si sono susseguiti riti pagani e poi cristiani, configurando una continuità dello spazio sacro che travalica i secoli e supera i confini delle religioni. A Sutri, nella splendida chiesa rupestre di Santa Maria del Parto, troviamo un sacello cristiano, sorto su un mitreo di epoca romana, a sua volta impiantato su un sepolcreto etrusco. L'esaugurazione dell'antico culto di Mitra è rappresentata da un riquadro con la Natività che nel 300 ha sostituito una lastra di tufo dove era scolpita in rilievo la scena della tauromachia mitraica. Maria, raffigurata nell'abside, accarezza Gesù bambino posto nella mangiatoia. Su un pilastro, benedicente, ha in una mano l'uccellino e nell'altra un cartiglio. L'immagine di San Michele campeggia invece al centro della volta, in corrispondenza dell'area del presbiterio. La collocazione privilegiata della pittura lascia pensare che proprio all'Arcangelo e non alla Vergine fosse attribuita l'originaria intitolazione del santuario. Santa Maria del Parto è stata probabilmente nel Medioevo un santuario dedicato all'Arcangelo Michele, perché Michele vi è raffigurato più volte. Sulla volta, sul soffitto di questa cavità rocciosa, in prossimità dell'altare, è rappresentato in dimensioni monumentali, accanto all'immagine del Cristo circondato dai simboli degli evangelisti. Pittura databile alla fine del 200, inizio 300. La particolarità del dipinto micaelico di Sutri è quella di avere il volto a rilievo, probabilmente eseguito a stucco. Una rinnovata attenzione al culto micaelico la troviamo poi nel vestibolo, dove ancora una volta torna la raffigurazione della leggenda del Monte Gargano. E poi Michele ritorna nell'immagine della leggenda del Gargano all'ingresso
del santuario. Si tratta anche in questo caso, come nel caso della pittura che riproduce la leggenda del Gargano, di un'opera della fine del 200 o forse addirittura degli inizi del 300. La particolarità del pannello pittorico che si trova all'ingresso della chiesa di Santa Maria del Parto e che rappresenta la leggenda del Gargano è quella di presentare anche i pellegrini stessi. Sono rappresentati quasi in processione, in cammino, con il bastone, con il cappello, alcuni con la bisaccia, e quindi sono una testimonianza non solo artistica ma anche storica del pellegrinaggio che arrivava fino al Gargano e che passava anche di lì, dalla via Cassia. Il pannello pittorico della chiesa di Santa Maria del Parto è più tardo rispetto alle pitture della chiesa rupestre di San Vivenzio, è un pannello riferibile alla fine del 200 o agli inizi del 300. Siamo quindi all'epoca di Giotto. Il pellegrinaggio micaelico ha sfidato i secoli e non si è mai interrotto. Ancora oggi, nei giorni dedicati all'angelo, sono molti i devoti che si mettono in cammino per raggiungere le grotte intitolate all'arcangelo. Ogni anno, l'8 maggio, nel giorno in cui, secondo la tradizione, i Longobardi conquistarono la montagna garganica con l'aiuto di San Michele, aolevano sul Tusciano una affollata processione attraverso le tre frazioni del paese fino ad arrivare alla grotta. E il 29 settembre, sempre nella grotta, si tiene una cerimonia religiosa in onore del santo. La stessa devozione anima in quei giorni il paese di Monte Sant'Angelo, le cui strade si riempiono dei pellegrini diretti al santuario del Gargano. I secoli hanno nascosto l'aspetto rupestre originale di questo antico luogo sacro. Il santuario, come lo vediamo oggi, è il risultato di una profonda ristrutturazione realizzata dagli Angioini nella seconda metà del XIII secolo. L'atrio superiore, dove torreggia il campanile, la lunga scalinata che conduce all'atrio inferiore e, infine, la maestosa navata angioina suggestivamente addossata alla grotta. Ma tutta questa imponente monumentalizzazione è stata avvertita dagli scrittori, i re e i papi che sono venuti qui nei secoli come un semplice contenitore del vero luogo sacro che era e rimane la grotta. Perché è nelle grotte, in simbiosi con la natura, che è nato questo culto secolare, luoghi che la tradizione cristiana a un certo punto ha affidato all'intervento dell'arcangelo che li ha riscattati dalla precedente presenza pagana. Luoghi in cui, dopo secoli, i devoti cercano l'impronta tangibile di un santo. Caverna, luogo di armenti e d'angeli dunque, luogo d'apparizione e d'oracoli. Ma forse c'è anche stato in questo cuore della terra un uomo anteriore ai terrori, vicino alla sua origine divina, profetico fantasma di sé, del suo penoso incivilirsi.